Oggi siamo in compagnia dell'attore Maximilian Nisi, ci troviamo nei camerini del teatro Alfieri di Asti. Maximilian Nisi era già stato ad Asti lo scorso anno, ma torna piacevolmente ad Asti con uno spettacolo davvero molto particolare. Sì. Vuoi parlarci di Autunno di Fuoco, Max? Autunno di Fuoco è un testo di Eric Oblo. Uh-huh. È un successo di Broadway del 2014, sì. Un testo che abbiamo letto io e Milena in versione inglese. Milena Vukotic, non l'abbiamo detto, sei in scena con Milena Vukotic. Grandissima, immensa Milena Vukotic. Abbiamo, diciamo, ci siamo innamorati di questo testo, della necessità che questo testo potrebbe avere, ecco, perché amiamo i progetti che possano avere un significato per la gente che decide di venire qui a teatro, ecco. È un testo che parla del tempo che passa, è un testo che parla di vario generazionale, è un testo che parla di una madre, di un figlio che si ritrovano dopo molto tempo, è un testo che parla di arte. C'è una bellissima metafora sull'arte, la vita, l'arte, la ciclicità. Non vi anticipo tantissimo, però è molto bello il discorso dell'arte, di quanto l'arte possa rendere più bella l'esistenza nostra e poi soprattutto del significato della vita. E quindi non c'è testo più, diciamo, più utile, necessario e bello da proporre. Senti Max, tu sei un attore vero a 360 gradi, nel senso che parti proprio da una preparazione accademica, affronti i grandi classici che fra l'altro ti hanno anche portato un serio numero di premi e di riconoscimenti, è vero. Nonostante ciò non hai mai disdegnato anche il teatro più contemporaneo, il teatro alla Pirandello per intenderci, insomma, quindi riesci... È un premio Nobel, esatto. Quindi ti piace saltare comunque da un genere all'altro o diventa poi anche un modo poi per perfezionarti sempre di più? Non è una necessità di... Io credo che ho sempre disseguito i personaggi. Di conseguenza, quando trovo un personaggio che posso vampirizzare, che posso conoscere, che posso approfondire e che può essere utile appunto all'interno di un contesto drammaturgico, penso che quella sia la scelta più importante e più consona per me. Devo dire che, ad esempio, Coblu è un autore contemporaneo, non è Shakespeare, non è Molière, però comunque autore che riesce a trattare dei temi molto profondi, alle volte con poesia, alle volte con leggerezza, e quindi è un grande autore. Non è una scelta, non è mai una scelta narcisistica, è una scelta più che altro di non lo so, è come incontrare una persona e dire quella persona mi piace, quella persona mi interessa, quella persona fa per me. E la stessa cosa accade con i personaggi. Alle volte accade che ti innamori di un personaggio, altre volte accade che incontri un personaggio che non capisci, mm-hmm. e allora lo trovi maggiormente affascinante e ti piace l'idea di approfondirlo e di conoscerlo per poterlo amare e poterlo criticare. Certo, ti è mai capitato che ti proponessero di interpretare un personaggio che assolutamente era fuori dalle tue corde, però in qualche modo dovevi riuscire a cucirtelo addosso? Sì, sono le sfide più belle, ovviamente. Soprattutto qui in Italia, diciamo che gli attori si trascinano spesso il personaggio addosso, no? È difficile trovare dei registi che creano dei personaggi sulla tua formazione, sulla tua voce, sulla tua fisicità, completamente antitetici. Alle volte accade, e quando accade è meraviglioso, perché cosa diceva Wilde, date ad un attore una maschera e vi racconterà poi veramente chi è. Quindi il fatto di, non di mascherarsi, perché non è quello il discorso, ma il fatto di pensare, di raccontare altro, ti dà la possibilità di raccontare moltissimo di te. Magari quelle stesse cose che normalmente non racconti. E magari anche di esorcizzare lati di te, aspetti di te che magari mai ammetteresti, che sicuro, potrebbero sicuro, esistere. Sicuro. E alle volte accade che rimani in debito nei confronti di alcuni personaggi, perché... Se pensi che a me è capitato di interpretare San Francesco, di interpretare Gesù Cristo, di interpretare oppure anche personaggi tipo Billy Budd della letteratura molto importanti e tanti altri in realtà, sono personaggi talmente grossi
che ti chiedi ma come faccio io a raccontare tutto quel mondo. Ci provi e poi l'elemento comune tra me e loro è l'umanità e quindi li consideri uomini e automaticamente trovi la chiave per poterli capire. Senti, nell'arco della tua carriera hai inciampato alcune volte anche nella televisione sì. E nel cinema. Però a un certo punto il cinema l'hai anche un po' lasciato da parte, diciamo, perché non ti dà abbastanza o adesso è il momento di fare teatro? No, il discorso è che mi sono capitate delle proposte di cinema e anche di televisione, forse più di cinema, ecco, negli anni 90, a un tempo le tournée teatrali erano fittissime, quindi tu cominciavi uno spettacolo ad ottobre e sapevi che l'avresti terminato a maggio, ecco. Quindi era proprio difficile e poi comunque non ho mai pensato che fosse giusto rompere un contratto, anche perché io amavo il teatro, lo amo, di conseguenza è la mia prima scelta. Mi è capitato alle volte che qualche regista mi dicesse ma ti rendi conto di quello che stai lasciando, di quello che non guarda che si può parlare magari con la produzione. Io ho sempre pensato che la strada comunque fosse quella, pensato che forse alcune cose sarebbero poi col tempo ritornate. Non sono tornate. Però è anche vero che in questo momento c'è un cinema che forse mi interessa anche meno. Noi abbiamo una bellissima storia, una bellissima tradizione. Il nostro cinema ha dato legge nel mondo per molto tempo. Oggi siamo noi che spesso copiamo dei film stranieri. E malgrado la nostra storia, la nostra tradizione, la ricchezza dei costumi, anche del panorama che potrebbe essere portato nel mondo, noi ci limitiamo a raccontare delle storie che sono molto borghesi, che raccontano magari dinamiche di coppia, tradimenti, e penso che sia veramente poco rispetto a quello che potremmo fare. Per quello che mi piace il cinema italiano, però quando devo scegliere un film, prediligo altri filoni quindi vado a vedere, che so, la storia del corridore nero che durante il nazismo, la storia delle suffragette per il voto, la storia di Lincoln, la storia di Churchill, tante altre storie in realtà che mi fanno conoscere purtroppo però altre culture. E mi chiedo, ma noi non abbiamo veramente niente da raccontare? E quindi nel teatro invece riesco magari a fare delle cose... A spaziare un po' di più anche questo. Sì. E la televisione... In realtà l'ho fatta e è capitato che ho avuto anche delle scritture molto lunghe. Anche con parecchio successo, devo dire. I tuoi personaggi sono ricordati con grande affetto, no? Ma io credo che quello derivi dal fatto che ho sempre cercato di lavorare con grande onestà. Sì. E anche quando magari non avevo dei copioni così tanto ricchi dal punto di vista delle tematiche, eccetera, ho sempre pensato ai Chekhov oppure... e Dostoevsky, cioè pensavo di nobilitare, anche perché la televisione non è un elettrodomestico, la televisione è molto importante, tu attraverso quello strumento arrivi nelle case e chi si sintonizza in quel momento comunque ti ascolta. E quindi nel momento in cui tu tratti, come è successo in Incantesimo, come è successo nel Velo delle Donne, Caterina, delle tematiche che in realtà... sono importanti, e la droga, e l'anoressia, e l'omosessualità, e tutta una serie di cose. Non credo che sia giusto considerare questi temi in maniera superficiale. Perché nel momento in cui una persona che può avere dei problemi di anoressia si sintonizza in TV, è importante che capisca che il suo è un problema che può essere affrontato, certo, aiutato e risolto in qualche modo. E quindi le parole hanno un peso. Bravo. E quindi ho cercato sempre di riconoscere alle parole quel peso. E io vorrei proprio salutarti su questa frase che io trovo verissima e che spesso faccio mia, ed è proprio quella. Purtroppo anche nella parole, vita hanno un peso. Le parole hanno un peso. Anche nella nostra vita che le parole hanno un peso, un potere costruttivo e distruttivo. Esatto. Però vabbè. Va bene Max, allora io ti lascio preparare perché te fra pochissimo sarai in scena proprio qui al Teatro Alfieri di Asti, sì, con Un autunno di fuoco accanto a Milena Vukotic. Vuoi fare un saluto ai lettori della Luna? Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione che avete nei confronti di quest'arte, che come tutte le arti serve alla vita, perché diceva tutte le arti servono all'uomo per vivere meglio. Il teatro è un'arte e quindi siamo felici che questa
certo benessere che quest'arte magari infonde venga di tanto in tanto riconosciuto e anche celebrato. Quindi grazie. Grazie a te, Max. Ci troviamo al Teatro Alfieri di Asti, dove fra pochissimo andrà in scena l'ultima produzione teatrale di Rocco Papaleo. Ciao Rocco. Ciao, buonasera. Allora, intanto bentornato ad Asti, insomma ormai sei un affezionato di questo teatro. Sì, sono stato veramente tante volte, mi è familiare, però non mi sono abituato alla sua bellezza, quindi ogni volta che ci metto piede è sempre una piccola emozione. Senti, mi piacerebbe farti conoscere meglio a tutto il pubblico, quindi non soltanto quello che ti segue e ti conosce per i film, che sono insomma forse quelli più immediati. E partirei proprio dal titolo del tuo spettacolo, ovvero Coast to Coast. Il collegamento con Basilicata Coast to Coast è dietro l'angolo, insomma è spontaneo. Ma diciamo che però Basilicata Coast to Coast non è soltanto un film, perché prima c'era già stato uno spettacolo teatrale, giusto? Sì, diciamo che tutta la mia piccola produzione cinematografica, che conta di 3 film, comunque ha una radice molto forte nel teatro canzone che faccio da tantissimi anni, e quindi c'è sempre una connessione. Ora questo è un progetto nuovo che non è legato minimamente al film, ha preso questo titolo proprio per richiamare un'intenzione, no? Che è quella dell'esplorazione del proprio interno, insomma, no? Questo Coast to Coast sta in qualche maniera a simboleggiare un'introspezione e il viaggio all'interno di se stessi. Bene, senti, ma anche perché Coast to Coast, da costa a costa, quindi veramente è un viaggio che parte da un punto e arriva ad un altro. Da cosa sei partito tu per la creazione di questo spettacolo? Guarda, sarò sincero, perché l'origine di questo spettacolo era più antologica, nel senso che infatti si era chiamato Coast to Coast proprio perché voleva ripercorrere in qualche maniera questi 25 anni di teatro canzone, e quindi pensavo a un collage di pezzi, i pezzi magari meglio riusciti di questo percorso. Poi però mi è venuta un'idea, e strano. Non ti vengono mai le idee. E quindi l'ho seguita ed è venuto fuori uno spettacolo completamente distaccato dalle cose che ho fatto negli anni precedenti. C'è una storia, c'è un personaggio che potrebbe essere un mio alter ego e che comunque viene messo in scena come un mio amico d'infanzia, mezzo zingaro, che racconta un po' episodi salienti della sua vita. Poi diciamo, alla fine scopriremo qualcosa che non intendo rivelare, diciamo, prima che le persone vedano lo spettacolo. Direi che è giusto che sia così. Senti, a proposito di alter ego, vorrei fare di nuovo un passettino indietro nel film Basilicata Coast to Coast, anche perché ti rappresenta molto, anche perché è un film che ha vinto veramente molti premi ed è forse una delle tue opere più riuscite. In quel film, in particolar modo, tu interpreti un insegnante, un professore del liceo artistico. Del liceo artistico. Ma è vero che tu sei andato a tanto così da diventare un professore di matematica, perché hai iniziato gli studi di matematica, è vero? Sì, è vero, ed è anche vero che in quel film lì si racconta un po' un piano B della mia vita, insomma uno sliding doors di quello che poteva essere se non avessi fatto la scuola di recitazione, avessi completato gli studi di matematica, sarei diventato un insegnante, e con la passione per la musica, che avevo già ovviamente già da ragazzo, e quindi è una possibile mia seconda vita, diciamo, quella che sarebbe potuta essere. E infatti forse il personaggio che sulla carta sembra ti somigli di più in qualche modo, ma visto che tu ti conosci meglio di chiunque altro, sicuramente meglio di noi, si spera. Chi può dirlo? Non lo so. Qual è il personaggio, non dico che ti somiglia di più, ma quello per il quale nel quale ti sei calato con meno difficoltà nella tua carriera, il personaggio cinematografico? Beh, insomma, naturalmente hai visto giusto, che è il personaggio di Basilicata Coast to Coast, perché sono proprio io in un'altra condizione, insomma.
Nei miei film in genere i personaggi mi sono più congeniali, ne ho fatti tre, in uno ero un prete spretato, in un altro ero un cantante fallito. Il prete spretato era in una piccola impresa meridionale e invece il cantante fallito era Onda su Onda. Sì, insomma nei miei film è ovvio che mi viene più facile calarmi nei personaggi perché lo penso, lo scrivo e quindi arrivo sul set già con delle consapevolezze rispetto ad altri personaggi che ho fatto, che pure più o meno sono riusciti, però quei tre, quelli dei miei film, sono quelli che credo aver risolto meglio. Senti, ti conosciamo come attore teatrale e cinematografico, come presentatore, come musicista, perché tu hai pubblicato anche un album, come autore, perché hai pubblicato anche un libro. Cosa ti manca? Una donna. Io mi candido se serve. Parliamone. Beh, direi che di questo ne parliamo dopo telecamere spente, magari. È proprio così. Senti, il prossimo progetto invece dal punto di vista della regia, visto che ti riesce bene alla fine. Ma diciamo al momento non ho un'idea, men che meno una suggestione per pensare a un nuovo progetto cinematografico. Aspetto che si proprio questo nuovo progetto cost to cost teatrale prenda il largo, perché ci tengo molto e forse per la prima volta dopo 25 anni di teatro canzone, in cui più o meno mi sono barcamenato nelle cose che facevo, cambiavo piccole cose, cambiavo la scaletta, levavo un pezzo, ne mettevo un altro. Invece questo è un progetto completamente nuovo ed è un tentativo di evoluzione di quello che ho fatto finora sempre nell'ambito del teatro canzone. Quindi diciamo che sono molto concentrato su questo e aspetto soprattutto la prossima stagione per farlo proprio decollare. Intanto facciamo questo mese di repliche, una ventina più o meno, in cui capirò bene bene, perché poi insomma alla fine, parliamoci chiaro, il pubblico che fa la regia definitiva è quel contatto, quello scambio che avviene durante le serate, che poi ci dà le indicazioni giuste. Poi l'anno prossimo lo rimettiamo in scena con una tournée più lunga, con più date, e spero veramente che questo, perché sento che è proprio la mia cosa, e quindi poi ciò non toglie che magari avrò una nuova idea per fare un film, perché anche quello mi appassiona. Se devo essere proprio sincero, diciamo, mi piace lavorare in teatro e mi piace fare i miei film a cinema. Fare l'attore a cinema, per l'amor di Dio, ringrazio e bacio per terra quando mi chiamano, però diciamo che nel corso degli anni è scemata un po' la mia passione vera, perché il cinema comunque mi lascia sempre un po' imploso e poi rimanere lì fermo, immobile per l'eternità, non posso cambiare niente. E quando il film è finito ed è uscito nelle sale, poi quando lo vedi, adesso che li passano in televisione continuamente, mi capita di vedere, cambio subito canale perché vorrei cambiare qualcosa in quello che ho fatto e non posso toccarlo. Va bene, grazie mille Rocco, per Rocco Papaleo, e cost to cost nei migliori teatri, ma anche quelli un po' meno migliori in tutta Italia. Vi aspettiamo.